Il tema delle competenze è sì un tema centrale, se si vuole fare la trasformazione è chiaro che bisogna avere quelle competenze e quelle conoscenze che servono per guidarla, però prima di tutto secondo me serve una prospettiva, un sogno, una visione. La competenza tecnica non può essere formata per soddisfare le esigenze di un mondo industriale che ne ha bisogno già oggi, la competenza tecnica deve essere formata per soddisfare un sogno. Il sogno è volare su Marte, il sogno è costruire un'industria digitale, la più forte industria digitale del mondo, il sogno è costruire dall'analogico che abbiamo un sistema 4.0 che sia di riferimento per l'industria globale. Allora, per fare questa cosa qua bisogna mettere al centro del modello l'uomo, no? L'uomo è il giovane che deve guardare nel suo curriculum di studi a una esperienza tecnica pari a quella dell'esperienza del liceo, cioè i due percorsi sono percorsi alternativi, ma entrambi portano ad un mondo professionale che non ha niente, diciamo, dal punto di vista delle differenze tra chi studia ad un liceo e chi studia a una scuola tecnica, non ha nessun tipo di rischio o non ha nessun tipo di problema nel momento in cui uno si affaccia al mondo della professione. Costruire digital makers invece che costruire periti aiuta il mondo a sognare un'industria digitale che è quella nella quale noi vorremmo essere un'eccellenza globale. Ecco, il primo punto è quello di riportare alle famiglie e ai ragazzi il sogno di lavorare nel mondo dell'industria. Quando ero giovane le scuole tecniche avevano molti più studenti e molti più iscritti di quanti non ne abbiano oggi. Il mondo un po' ha perso questo tipo di aspirazione perché il mondo dell'industria è diventato secondario al mondo dei servizi, al mondo delle professioni, diciamo, meno tecniche e questo ha impoverito il nostro sistema industriale. Se vogliamo difendere il Made in Italy dobbiamo rimettere makers all'interno del sistema e il maker è l'artigiano digitale del futuro, è l'imprenditore digitale del futuro. Mi viene da dire anche l'agricoltore digitale, il digital farmer, no? È una professione che sta rilanciando il mondo dell'agricoltura. In altri mondi queste professioni qua esistono già, noi dobbiamo rimetterle al centro del progetto del nostro sistema, diciamo, di costruzione di sistema educativo, dobbiamo rimettere al centro del nostro sistema industriale e fare in modo che i digital makers si impossessino dell'industria del futuro.